che, come peripezie urbane hanno chiesto, sono qui a leggere uno dei miei libri preferiti. La risposta è la domanda. È un libro di Alejandro Jodorowsky, che io adoro e che mi ha aiutato particolarmente in un periodo molto difficile per me, attraverso dei racconti, delle favole, nello specifico il sottotitolo è 92 favole di saggezza. Ve ne leggo un paio, tra le più brevi. I due topolini e la brocca di latte. Due topolini caddero in una brocca di latte. Ritrovandosi intrappolati, si misero a nuotare freneticamente per non andare a fondo. Dopo un bel po', uno dei due perse ogni speranza e abbandonò la lotta. Smise di nuotare e annegò. L'altro, estenuato, decise di resistere fino al limite delle forze. Nuotò e nuotò senza posa. Di colpo il latte, agitato in quel modo, si trasformò in burro. E così il topolino, puntando le zampe, riuscì ad arrampicarsi oltre l'orlo della brocca e fuggì. Bisogna lottare fino all'ultimo istante, senza arrendersi e tenere sempre viva la speranza. L'altro racconto che voglio leggervi è quello che dà il titolo proprio al libro, La risposta alla domanda. È un racconto molto breve ed è più lungo il commento di Jodorowsky. Il racconto è questo. Un rabbino correva per le strade, gridando: Ho le risposte! Ho le risposte! Chi ha una domanda? Mentre giovani artigiani carpentieri che lavoravano alla costruzione delle cattedrali imparavano il mestiere, il capomastro non insegnava loro assolutamente nulla. Attendeva che fossero loro a porre le domande. Se per un intero anno nessuno faceva domande, lui non insegnava. Fare domande era l'unico modo per progredire nell'arte. Questo è molto importante nel campo della conoscenza. Se non ci sono domande, non ci sono risposte. Bisogna far uscire da dentro di noi il maggior numero possibile di domande. Quanto più leggo i tarocchi, tanto più vedo che abbiamo delle barriere nell'intelletto, nel campo emotivo, in quello sessuale creativo e in quello materiale corporale, che ci impediscono di formulare le domande giuste. A volte le risposte non sono azioni da compiere, sono vie da seguire. Questo è uno dei miei libri preferiti. Grazie mille. Ciao!